Ciao, ciao a tutti. Oggi vi parlo di Roma di Laura Biagiotti. Questo classico profumo nella forma colonna che è stato lanciato nel mercato nel 1988, mi sembra, insomma, ormai è quasi un vintage, cioè un profumo, diciamo, datato. Lo si trova ancora in commercio, anche se è molto molto defilato sugli scaffali, e lo si trova anche a un buon prezzo ultimamente, cosa che per me ne ha un po' rovinato il valore, perché quando un profumo comincia ad uscire da un certo range di prezzo, non so perché, ma automaticamente lo si comincia a considerare anche un low cost. E diciamo che chi riesce a superare questo ragionamento ne può approfittare se gli piace la fragranza, ma è questione di mode del momento. Oggi sugli scaffali noi vediamo tutta una serie di profumi che hanno le stesse caratteristiche, prima di tutto le ultime uscite, e poi tutti i profumi, parlo di quelli che sono messi in prima fila nelle profumerie tradizionali, naturalmente, che hanno tutti più o meno caratteristiche simili, e cioè gourmand. Il gourmand spopola. Questo è un profumo della stilista Laura Biagiotti, romana. Laura è un nome romano, la cui figlia è anche un nome romano, Lavinia, e che è scomparsa un paio d'anni fa, mi sembra, la Biagiotti, ora non ricordo bene, insomma, comunque abbastanza recentemente. Una stilista che si è sempre distinta per il colore panna delle sue collezioni e per il suo stile comunque classico, che ha incarnato un po' l'antichità di questa città che le appartiene, e con questo ha voluto rendere omaggio appunto alla città di Roma, che vabbè, poi approfondiamo meglio il concetto della città di Roma. Allora, è un orientale, Roma di Laura Biagiotti è un orientale speziato, ma io direi, aggiungerei anche fruttato, perché ha delle note di frutta molto interessanti. Vi leggo le note, appunto lanciato nell'88. Non so chi sia, però il naso fragrante che almeno non lo riporta. In testa abbiamo ribes nero, bergamotto di Sicilia, pompelmo rosa, menta e giacinto. Le note di cuore sono garofano, gelsomino, mughetto e rosa. Le note di base sono ambra, sandalo, patchouli di Singapore, muschio, zibetto, vaniglia, muschio di quercia e mirra. È una bella piramide olfattiva, intensa, elaborata, costruita, strutturata. Roba abbastanza forte, cioè qui non stiamo pettinando le bambole, qui si tratta di un profumone che nelle riformulazioni degli ultimi anni è stato molto alleggerito, ma che comunque mantiene un certo spessore rispetto a tanti profumi che sono stati lanciati recentemente. Secondo me, sempre secondo me, e che vale il prezzo. Allora, io ho una formulazione intermedia perché questo ha qualche anno già, quindi non è una delle ultimissime, non è neanche la prima, però, quindi questo non è il vintage. Per cui è una cosa intermedia. L'ultima, ultima formulazione non lo so, non la conosco, quindi non vi so dire se si discosti parecchio da questa. Vi posso dire che è un profumo che si fa sentire parecchio. Io questo qui lo tenevo in ufficio, però l'ho usato poco perché comunque lo tenevo di scorta, diciamo, e lo usavo poco perché in ufficio andavo comunque, vado sempre profumata, per quelle volte in cui mi dimenticavo il profumo. Poi recentemente me lo sono riportato a casa, stando io adesso a casa a lavorare, insomma, mi sono un po' ripresa le mie gioie. Ed è un profumo che devo dire, pur non essendo quel genere che proprio possa dire io che mi rappresenti al 100%, ma mi somiglia molto perché è un orientale, uno speziato, ed è un profumo molto molto femminile e molto sensuale secondo me, che però potrebbe andare bene a un vasto range di pubblico e dirò di più anche alla categoria maschile. Potrebbe anche essere un unisex. Ha delle note di frutta che me lo fanno amare in modo particolare perché io in realtà non amo le note fruttate, ma qui il ribes nero e l'apertura di bergamotto e di pompelmo ci stanno benissimo.
un qualcosa in apertura di fresco, si sente la menta, tantissimo si sente la menta, quindi ha questa apertura anche un po' maschile, agrumi, menta, ma frutti, questo ribes nero che lo rende succoso, polposo. E il cuore di questo profumo ha una nota particolare che ora è abbastanza desueta, che però nei profumi degli anni 70 soprattutto, anche 80, si usava molto, che è il garofano, una nota che tende a dare una caratteristica particolare, una nota un po' pungente, un po' maschile, una nota originale di carattere, uno zic di garofano vi rende i profumi completamente originali, diversi, almeno diversi rispetto a quello che si sente oggi, ed è una nota utilizzata spesso comunque nei profumi maschili. Qui è mescolata insieme a fiori molto femminili come la rosa e il gelsomino, quindi diciamo è stemperato abbastanza, ma gli dà quel carattere, gli dà una certa forza. Ecco, la colonna rispecchia benissimo lo spirito di questo profumo, perché la colonna si erge sugli altri, su di voi, su chi la guarda, è un'autorità che scende dall'alto, no? Quello che trasmette questo profumo è autorità. È un profumo elegante, è un profumo che però per me può essere indossato bene anche di giorno, non solo da sera. E il capolavoro di questo profumo è il suo fondo, che ha note di ambra e di mirra, di zibetto, quindi un fondo ambrato, caldo, speziato. Abbiamo il patchouli, abbiamo la mirra, abbiamo il sandalo, legnoso. È davvero un'orchestra di note intense, elaborate, ricche. E pur non essendo Roma, la città di Roma, una città di mare o una città del sud, perché Roma è una città che è al centro, diciamo, del bacino del Mediterraneo, ha comunque delle influenze marine e ha delle influenze con i paesi soprattutto che hanno conquistato il Mediterraneo. Roma ha molte influenze, la città, parlo della città, per la sua storia di culture comunque del Medio Oriente, e non tanto come altri, come altre città, come potrebbero essere Palermo, le città dell'estremo sud, comunque, però ce le ha. E questo è un profumo che vi fa venire in mente l'impero romano e le sue conquiste nei territori, insomma, nelle province conquistate, insomma, dagli antichi romani, che riportavano questi queste spezie, questi doni, queste cose preziose strappate ad altri popoli. E è un profumo quindi che parla di Medio Oriente, ma molto occidentalizzato nella classicità italiana e nell'espressione della sua capitale. Quindi io non so che dire, ve lo consiglio perché a me piace molto. Magari andate in profumeria questo autunno, non adesso perché ora potrebbe essere un po' forte, dategli un'annusata, vedete un po' se lo trovate in qualche scaffale defilato, nascosto, e poi ditemi, insomma, che ne pensate, se ne vale ancora oggi la pena. Roma, di Laura Biagiotti.